Nel 1992 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vennero colpiti perché con professionalità e determinazione avevano inferto colpi durissimi alla mafia, con prospettive di ulteriori seguiti di grande efficacia, attraverso una rigorosa strategia investigativa capace di portarne allo scoperto l'organizzazione. La mafia li temeva per questo, perché è capace di dimostrare che non era imbattibile e che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto. Onorare oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino vuol dire rinnovare quell'impegno, riproponendone il coraggio e la determinazione. L'impegno contro la criminalità non consente pause né distrazioni. Giovanni Falcone diceva che l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco il coraggio, diceva, è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza. Insieme a Paolo Borsellino avviarono un metodo nuovo di indagine, fondato sulla condivisione delle informazioni, sul lavoro di gruppo, sulla specializzazione dei ruoli. Questo consentì di raggiungere risultati giudiziari inediti, ancorati ad attività istruttorie che poggiavano su una piena solidità probatoria. Le visioni di avanguardia, lucidamente profetiche, di Falcone non furono sempre comprese, anzi, in taluni casi, vennero osteggiate anche da atteggiamenti diffusi nella stessa magistratura, che col tempo, superando errori, ha saputo farne patrimonio comune e valorizzarle. Raccogliere il testimone della visione di Giovanni Falcone significa affrontare con la stessa lucidità le prove dell'oggi, perché a prevalere sia ovunque, in ogni dimensione, la causa della giustizia al servizio della libertà e della democrazia.